Ah, i dinosauri. A chi non piacciono? La cosa bella dei dinosauri è che cambiano nel tempo. O meglio, cioè, loro rimangono uguali. Quello che cambia, semmai, è l'interpretazione che gli studiosi ne danno quando li ricostruiscono. Nuove scoperte, studi più approfonditi e fossili migliori, meglio conservati, possono di fatto aiutarci a capire meglio quale fosse l'aspetto di questi animali. Questo è particolarmente problematico quando si parla di tessuti molli, ovvero parti che non fossilizzano, ovvero la ciccia. Per spiegare alcune cose poco chiare dell'anatomia dei dinosauri, a volte si possono tirare in ballo alcune ipotesi quantomeno originali. Per esempio, sarebbe plausibile ipotizzare che qualche dinosauro avesse la proboscide? Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Quest'oggi si parla ancora di dinosauri, vi vedo già lì che gongolate. La paleontologia è una scienza che quotidianamente viene arricchita da nuove scoperte, a volte davvero sorprendenti. Farsi un'idea precisa su animali estinti come per esempio i dinosauri non è sempre facile perché quasi sempre a disposizione c'è solo qualche osso fossile e certi dinosauri sono davvero diversi da qualsiasi animale che si possa incontrare oggi. Quando le discussioni riguardano i tessuti molli, che con la fossilizzazione di norma vanno persi, allora sì che la faccenda si infiamma e internet ne è la prova, ecco. Perciò, come è normale che sia, gli esperti discutono spesso su come si ricostruiscono i dinosauri, a volte arrivando, come vi dicevo, a conclusioni abbastanza particolari. Una delle più famose riguarda proprio la faccia dei sauropodi, ovvero i famosi dinosauri dotati di lungo collo, come Brontosaurus e Brachiosaurus, giusto per citarne due famosi. Su di loro si sono dette un sacco di cose nel corso del tempo, più o meno sensate. Una delle più incredibili riguarda proprio la domanda del video, cioè è possibile che questi animali avessero una proboscide? Vediamo da dove parte questa storia, perché fu formulata e alla fine se è plausibile o meno. Prima di andare avanti, ovviamente, vi ricordo di iscrivervi se non siete ancora iscritti e di seguirmi sugli altri miei social. In descrizione ovviamente trovate i link a tutto, Instagram, Twitch, secondo canale, Spotify, TikTok e se volete sostenermi su Patreon, c'è il link anche di quello. Dunque, il cranio dei sauropodi è sempre stato piuttosto criptico. Determinate cose non sono state per niente facili da capire, visto come è fatto. A differenza di molti tetrapodi, che sarebbero per intendersi vertebrati con almeno in origine quattro arti, vale a dire anfibi, uccelli, mammiferi e rettili, sul cranio dei sauropodi le narici ossee sono collocate dorsalmente. Il che, tradotto, vuol dire che se guardate il cranio di un sauropode, l'apertura delle narici non sta sul davanti, come magari ci si potrebbe immaginare, bensì sopra, insomma, punta in su, a volte addirittura è sopra gli occhi. E questo è il motivo per cui sono famose le raffigurazioni di sauropodi con aperture delle narici in cima alla testa. Basta vedere quella del brachiosauro del primo Jurassic Park, che non è una raffigurazione paleoartistica, dato che si tratta di un film, ma comunque traeva spunto da molte ricostruzioni dell'epoca, comunque. Infatti, i paleontologi i sauropodi li ricostruivano proprio così, perché aveva senso ricostruirli così, data la forma del cranio. L'apertura delle narici sta lì, quindi le narici dovevano stare lì. Questa era una cosa che in realtà si faceva da decenni, Ancora prima, questa posizione in alto delle narici veniva interpretata come un adattamento alla vita acquatica, cioè in quel modo la testa poteva essere una sorta di snorkel che aiutava questi dinosauri a respirare mentre si nutrivano e sguazzavano, insomma, siccome erano incapaci di mantenere il loro stesso peso sulla terraferma. D'altronde, molti tetrapodi che si sono adattati in un secondo momento all'ambiente acquatico, come per esempio vari gruppi di rettili marini estinti, selezionarono aperture delle narici in posizione più dorsale, perché era chiaramente un adattamento vantaggioso per respirare sopra il pelo dell'acqua. In questo senso, una delle ricostruzioni di sauropodi in acqua più famose è senz'altro questa, del leggendario paleoartista Znedek Burian. Col tempo, però, si scoprì che in realtà i sauropodi sulla terraferma ci stavano e come. Tanto per cominciare, a quella profondità la pressione dell'acqua sul sistema respiratorio avrebbe impedito loro di respirare, ecco. Fermo restando che, essendo animali con uno scheletro molto pneumatizzato, non è nemmeno detto che sarebbero riusciti ad andare così a fondo. E questo perché il sistema respiratorio di questi animali si basava, come succede negli uccelli, su sacchi aeriferi, cioè espansioni dei polmoni che penetrano fin dentro lo scheletro, al contempo alleggerendoli e rendendo capaci di estrarre l'ossigeno dall'aria in modo davvero molto efficace. Quindi, insomma, erano dei palloni gonfiati. E ci sta che questo in realtà li aiutasse anche a stare a galla in acqua più che a sprofondare.
è una caratteristica che in parte ha permesso l'evoluzione di taglie giganti in questi animali. Se volete sapere come fecero a diventare così grossi, perlomeno alcuni, ve ne ho parlato in un video tempo fa che lo lascio passare qua sopra. Comunque oggi, dicevo, sappiamo che erano perfettamente in grado di spostarsi sulla terraferma, cosa confermata anche dalle loro impronte fossili, che all'epoca vennero lasciate tutte in substrati molto duri, e sappiamo che questi animali a volte erano associati ad ambienti anche piuttosto aridi. Ok, bene. Detto questo, questo cranio però è comunque strano. Quale potrebbe essere una spiegazione per questa strana collocazione delle narici? Allora, in molti mammiferi esistenti e anche estinti, la presenza di narici ossee poste dorsalmente e in posizione così arretrata è associata alla presenza di una proboscide. Un esempio sono elefanti e tapiri. Sarà mica che siccome avevano le narici così arretrate in quel modo, questa caratteristica ce l'avevano anche loro? Potrebbe di fatto spiegare il bizzarro aspetto dei loro crani e quella posizione inusuale delle aperture delle narici sul cranio. Questa cosa fu pensata per la prima volta nel 1975 e a farlo fu il paleontologo Walter Coombs, che esaminò tutta una serie di questioni a supporto del fatto che i sauropodi erano in tutto e per tutto animali che stavano sulla terraferma. E questa esposizione fu molto importante affinché cambiasse a livello iconografico, a livello di interpretazione scientifica, l'immagine di questi animali. Ma non è tutto. In questa pubblicazione, che si chiama Sauropod Habits and Habitats, dice anche un'altra cosa. La forma e la posizione delle narici ossee sul cranio sono simili a quelle di animali che hanno, o si reputa avessero, se estinti, una proboscide, o almeno un grosso naso. Sembra che sia un'affermazione che lascia intendere che questi dinosauri potessero averla, ma Coombs è il primo ad ammettere che la roba è un po' strana da prendere così per buona, perché nei rettili di oggi non c'è niente che somigli anche solo vagamente ad una proboscide di un elefante o al naso estremamente mobile di un tapiro. E d'altronde nei rettili non c'è neanche una muscolatura facciale adatta allo sviluppo di una simile struttura, tant'è che la timida proposta di Coombs rimase una timida proposta che non venne mai presa più di tanto in considerazione. Nello stesso anno, però, un artista, Gregory Irons, illustra un Dicraeosaurus dotato di proboscide per un libro chiamato All New Dinosaurs and Their Friends, di Robert Long e Samuel Welles. Il libro è del 1980, ma l'illustrazione è del 1975, il che vuol dire che fu fatta subito dopo la pubblicazione di Coombs. Gli autori del libro dissero che, sebbene non ci fosse probabilmente alcun modo di avere evidenza fossile diretta della proboscide di un sauropode, semplicemente volevano prendere al volo l'occasione di vedere come sarebbe stato un sauropode con questo aspetto. Quindi in fondo anche lì nulla di così rivoluzionario. Nel 1986 Robert Bakker illustra un diplodoco con la proboscide nel libro Dinosaur Heresies, un grande classico del cambio iconografico dei dinosauri iniziato pochi anni prima con il periodo cosiddetto Rinascimento dei dinosauri. Bakker qua propone un sacco di spiegazioni per la bizzarra anatomia del cranio dei sauropodi e ci butta dentro anche questa, senza però esserne convintissimo, tant'è che a una certa dice anche che non riesce a trovare sul cranio i segni della presenza di una proboscide. Comunque, come fossero fatte le labbra di questi animali, se le avevano, rimaneva materia di un'accanita discussione. Durante gli anni 80 e 90, John Martin sostenne l'ipotesi dei sauropodi con la proboscide, senza però mai pubblicare ricerche volte a convalidare questa ipotesi. In qualche modo la cosa fu però rielaborata quando, collaborando con Richard Neave, che era un anatomista della Manchester University, Martin ricostruì un modello della testa di un diplodocus, con tanto di tessuti molli. E lo ricostruì così, con questi bei labbroni carnosi. Proboscide zero, però appunto c'ha questi labbroni flessibili. Le narici tra l'altro sul modello sono posteriori alle labbra, quindi in realtà una condizione molto diversa dall'avere una proboscide, e infatti nelle proboscidi le narici sono fuse alla muscolatura del labbro superiore. Non si sa in realtà come mai sia stata proposta questa ricostruzione con queste labbra, perché non ci sono mai state pubblicazioni in merito né in realtà testimonianze del perché fu ricostruito così, aggiungendo dei muscoli che non sono presenti in nessun rettile noto. Comunque il modello il suo momento di gloria lo ebbe nel 1996 quando comparve in una serie per bambini chiamata The Great Dinosaur Trail. Nel 2001 esce uno studio molto importante per la ricostruzione dei dinosauri e in generale dei vertebrati estinti. Lawrence Whitmer pubblica su Science una ricerca sulla posizione delle narici nei dinosauri e in altri vertebrati.
E sì, perché io vi ho parlato di narici ossee, ovvero le aperture che si vedono sul cranio, ma non sempre le narici ossee corrispondono alle narici molli o narici esterne, ovvero il punto in cui sono collocate proprio le aperture che nella pelle, quindi all'esterno, formano le narici. Tanto per cominciare, l'apertura delle narici la si metteva sempre posteriore, vicino al retro del cranio, ma non è così che sta se guardiamo i vertebrati viventi. Le narici esterne si aprono sempre in posizione più rostrale, ovvero più verso la punta del muso. Si vede qui appunto il caso con una lucertola, un uromastice, un alligatore e un'oca a confronto, in cui nel bianco è evidenziata appunto la posizione della narice rispetto al foro e vedete che è sempre spostato in avanti. La cosa è decisamente confermata dallo studio degli attacchi della muscolatura e dei nervi in animali come i dinosauri, che non sfuggivano a questa regola. Per quanto riguarda i sauropodi, quindi, la narice non doveva stare qui in cima, ma piuttosto qui, vicino alla punta del muso. E quindi qui c'era anche del tessuto in mezzo, insomma, non era vuota come zona. Col tempo abbiamo cominciato a ricostruire i dinosauri con più ciccia addosso, perché farli skinny era un trend piuttosto diffuso fino a non molto tempo fa, del perché ve ne ho parlato in un video che passa qua sopra. In questa illustrazione di Mark Whitton si mettono a confronto il vecchio metodo in alto e il nuovo metodo in basso più corretto. Insomma, real dinosaurs had curves, come si suol dire. Nel 2008 succede che William Manns, creatore di vari modelli usati anche per effetti speciali di alcuni film, costruisce un modello di sauropode con la proboscide. Per la precisione lui fa un modellino di giraffa Titan, che è un parente del Brachiosaurus, abbastanza simile, tant'è che prima erano classificati nello stesso genere, che però viene dall'Africa. Il suo scheletro lo potete vedere esposto al Museo di Storia Naturale di Berlino. In realtà ne fa sia una versione, per così dire, nature, sia una versione con la proboscide. Ah, guarda bellino. Non vorresti che ti portasse il caffè ogni mattina a letto? Tipo che lo vedi sbucare dalla finestra del secondo piano e ti porge la tazzina con la proboscide magari assieme a un giornale dove ti ha anche evidenziato le notizie più importanti del giorno? Cioè, un sogno. Manns espone anche il suo punto di vista riguardo alla ricostruzione, citando la ricerca di Whitmer sulla posizione delle narici che vi dicevo prima, ma dice che sì, va esclusa una proboscide enorme per la mancanza di muscoli e nervi adatti, però magari una piccola ci sta. Ma allora, è plausibile o no che questi dinosauri ci avessero sta roba in faccia? Darren Nash, in un articolo dove racconta questa storia, espone le principali cause che ci fanno capire come mai non è da prendere in considerazione come possibilità. Quali sono le cose che ci dicono, in altre parole, che questa proboscide sui dinosauri è una bischerata? 1. La forma del cranio. I mammiferi dotati di proboscide, o presunta tale, hanno infatti il muso piuttosto stretto. Essendo la proboscide usata per la manipolazione e la raccolta del cibo, deve essere anche quella piuttosto sottile e prensile in punta, e della naturale prosecuzione di un muso stretto. E allora gli elefanti? Beh, allora gli elefanti hanno una condizione un po' modificata, con dei musi sì molto corti, però quello che hanno in più sono degli alveoli per gli incisivi superiori, che sappiamo formano le zanne, molto sviluppate e che si proiettano in avanti, perciò il problema è risolto. I sauropodi invece assolutamente no, hanno un muso piuttosto squadrato e largo, e anche senza andare al caso limite di Nigersaurus, la faccenda è piuttosto evidente in molte specie, persino in quelle con crani di aspetto più delicato, come i diplodocidi, in cui in genere la bocca è comunque larga almeno quanto il resto del cranio vista da davanti. Secondo motivo, il collo. Santo cielo, i sauropodi hanno evoluto un collo in quel modo per essere più mobili e avere migliore accesso al cibo attorno a loro. Avendo già quell'adattamento, a che serve una proboscide per raccogliere il cibo? Infatti i mammiferi con la proboscide, come gli elefanti, ce l'hanno proprio perché hanno un collo corto e veramente poco mobile, quasi immobile, perciò era utile avere qualcosa che portasse le piante alla bocca se il collo non si muoveva ed era corto, che è la condizione letteralmente all'opposto dei sauropodi. 3. I muscoli. La muscolatura base per evolvere la proboscide, che nei mammiferi è un gruppo di muscoli ancestralmente associati a naso e narici, in questi dinosauri è in realtà, nei rettili in generale, semplicemente non c'è. 4. Le narici. Vi ho già parlato poco fa dello studio del 2001, quindi insomma non ci torno più di tanto su. Di base si può aggiungere che nei rettili e negli uccelli la narice sta in posizione rostrale, insomma sulla punta del foro sul cranio, lì, cioè non oltre, perché in una proboscide sarebbe ben oltre quel punto. 5. I nervi. Le proboscidi sono complicate e serve un bel meccanismo di controllo per usarle come si deve.
Gli animali che ne sono dotati hanno infatti dei nervi facciali molto grossi, che in questi dinosauri non sono minimamente così grossi. Sesto ed ultimo motivo, i denti. Già, perché fortunatamente l'usura dei denti ci fa capire come diversi di questi animali si nutrissero. Fortunatamente è un dato che per diversi sauropodi è stato studiato. E pare che molti di loro si nutrissero strappando rami e foglie con i denti, insomma, sfrondandoli. Se avessero avuto la proboscide, questi segni di usura sarebbero stati ben diversi, perché non avrebbero assolutamente sfrondato i rami dalle foglie coi denti, avrebbero usato la proboscide. E tra l'altro il cibo, questi animali, nemmeno lo masticavano, per cui usavano direttamente i denti per prelevarlo dalle piante e poi lo ingoiavano intero. Quindi una proboscide per un animale che si nutre così è assolutamente inutile. Cioè, se si fossero nutriti così e avessero avuto la proboscide, siccome non masticano, paradossalmente sarebbe stato più vantaggioso non averli proprio i denti. Che poi anche alcuni mammiferi preistorici ricostruiti da sempre con la proboscide li stiamo pian piano rivalutando, in questo senso. Per esempio Macrauchenia, un genere di mammiferi famoso per la sua comparsa nella serie della BBC Walking with Beasts, che la mia generazione avrà visto sicuramente alla macchina del tempo. Da sempre gli fanno la proboscide, però ultimamente in realtà viene ricostruito senza. Questa ad esempio è una ricostruzione recente fatta dal paleoartista italiano Ivan Iofrida. Questa qua resta comunque una storiella interessante, che però in effetti ha avuto più risalto a livello pop di quanto ne abbia avuto a livello scientifico, cioè non c'è mai stato veramente un periodo in cui i paleontologi hanno discusso seriamente sulla proboscide dei sauropodi. Fu fatta la proposta, ma è più o meno morta lì. In realtà ha trovato più spazio, in virtù del suo essere piuttosto curiosa, in vari libri illustrati sui dinosauri e recentemente anche su internet, dove si sa, le stranezze regnano sovrane. Ogni tanto torna fuori su internet come meme, anche recentemente è successo, tant'è che per quello ci ho deciso di farci un video, però va detto che in passato, prima di internet, si è effettivamente guadagnata un po' di spazio su diversi libri di dinosauri di anni fa, magari presentata come una roba curiosa, buttata lì senza essere analizzata più di tanto nel dettaglio, ecco, cosa che in realtà forse ha giovato al suo essere considerata comunque un'ipotesi plausibile da molta gente. Tutta gente però al di fuori degli specialisti, perché, ripeto, praticamente nessun studioso di dinosauri l'ha mai presa sul serio questa roba. Certo, delle cose da chiarire ci sono ancora, Per esempio, quella parte carnosa tra l'apertura del cranio e le narici esterne, com'è che era fatta? Era un semplice rigonfiamento di pelle che riempiva lo spazio? C'era altro? Vi ricordate, per esempio, quando vi dicevo che erano dei palloni gonfiati? Ecco, che ci fossero strutture gonfiabili usate per la comunicazione? Oppure una copertura cornea che fungeva da cassa di risonanza sempre per la comunicazione? Su internet ci sono un sacco di ricostruzioni speculative carine in merito, però prendiamole per quello che sono. Esperimenti, stimolanti, per l'amor del cielo, che sono carini per giocare un po' su alcune cose che ancora non ci sono chiarissime sull'anatomia dei dinosauri, però ecco, non prendetele come studi ufficiali e teorie accreditate, ecco, prendetele per quello che sono, cioè esperimenti simpatici. Conoscevate questa storia? Beh, ditemelo nei commenti, insomma, se il video vi è piaciuto fatemelo sapere e soprattutto spammatelo come se non ci fosse un domani. Vi ricordo che se volete sostenere la mia attività ci sono tutti i link in descrizione, c'è appunto Twitch, Instagram, il secondo canale, Spotify e per sostenermi c'è la wishlist di Amazon dove potete regalarmi dei libri utili per fare video e anche Patreon se volete diventare parte del mio progetto in modo più cioè potete diventare un mangiafoglie sciamante, avere accesso ai video prima che escano, un sacco di contenuti esclusivi, il gruppo Telegram, eccetera. In descrizione trovate il link anche al libro consigliato di questo video, che è Senti chi parla, il libro più recente di Francesca Buoninconti, che trovate come l'AFB su Instagram, seguitela perché Francesca è bravissima, che è un bel saggio di codice edizioni sulla comunicazione animale. Molto bello, ve lo consiglio, ovviamente. In descrizione trovate anche il link ai modellini 3D di animali preistorici che curo da consulente e il mio merchandise originale. Quindi niente, trovate tutto lì. Ci vediamo alla prossima e niente, statemi bene. Ciao!